Dalla goletta verde di Legambiente arriva il secco no al deposito costiero GPL nel Golfo di Manfredonia. Un no ribadito questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Bari nella sede di Legambiente per la presentazione dei dati su balneazione e scarichi a mare. La storia ambientale e industriale di Manfredonia non merita un ritorno al passato, protestano gli ambientalisti. Dopo aver presentato le sue osservazioni lo scorso novembre, Legambiente alza uno steccato contro il progetto di realizzazione dell'impianto di Energas. Non si può proporre oggi alla comunità un'attività a rischio di incidente rilevante nel porto industriale, a meno di 2 miglia dal centro storico, e non si può chiedere ancora una volta alla città di ospitare attività di archeologia industriale quale il traffico di navi gasiere che attracchino a quel molo, dichiarano Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia, e Gianfranco Pazienza, coordinatore Gargano Legambiente Puglia. Per quanto riguarda la depurazione, la situazione migliora, anche se continuano a rimanere delle criticità e delle situazioni irrisolte, e diminuiscono gli impianti che scaricano nel sottosuolo con il rischio di inquinamento della falda, diminuiscono gli impianti che ricevono degli scarichi anomali, sono solo quest'anno il 19%, però purtroppo sono, da quello che emerge dai dati dell'ARPA, che ha effettuato 2.451 controlli nel 2015, sono ben 37 gli impianti che non rispettano la direttiva europea sulla depurazione. Per quanto riguarda la depurazione ci sono stati dei notevoli miglioramenti con l'utilizzo dei POR 2007-2013 per 133 milioni, poi risorse dei fondi di sviluppo e coesione per 272 milioni, sempre 2007-2013, e l'ultimo finanziamento che abbiamo fatto sulla programmazione 2014-2020, FESR, 316 milioni. Questi importi consentiranno di coprire quasi per intero la dotazione dei depuratori, sono 185 in Puglia, e in più ci consentiranno di aumentare di 1 milione gli abitanti equivalenti, arrivando a 5,5 milioni, e di porre rimedio ad una serie di problematiche che ci vedono già a buon punto. La Puglia aveva 33 procedure di infrazione aperte tra rifiuti e depurazione, 4 sono state risolte. Legambiente immagina ben altra vocazione per il Golfo di Manfredonia, la promozione della Blue Economy, un progetto fattibile come dimostra la buona collaborazione fra i pescatori locali e il centro di recupero tartarughe marine, dove è attivo il progetto Tarta Life. Anche la scelta ormai ventennale di valorizzare le zone umide Palude Frattarolo e l'area archeologica Sipontina, così come la rivitalizzazione del turismo estivo balneare e della diportistica nautica nel Golfo di Manfredonia, dimostrano che il futuro di quest'area può reggersi su un'economia fondata sul mare. Il prossimo 30 settembre si terrà la conferenza nazionale di Legambiente sui temi della bonifica SIN di Manfredonia. Quella sarà l'occasione per sottolineare la necessità di recuperare il ritardo che ha impedito la diffusione e la condivisione delle informazioni sui dati ambientali e sullo stato di salute del mare nel Golfo di Manfredonia.